però. Già 3 ricoveri. Il dottor Zeni l'aveva detto che è un caso grave. Per questo ce li ha mandati. In questa prima seduta occorre spostare la designazione alla coppia. Ridefinire il problema come problema di entrambi. Naturalmente, puntando sugli aspetti positivi. Hai capito, Giulia? Mi raccomando. Va bene, Roberto. Andiamo. Buonasera. 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 Si accomodi? No, lì, può accomodarsi qui per cortesia? Bene, grazie. Ecco, prima di iniziare vorrei spiegarvi un attimo il nostro metodo di lavoro. La dottoressa e io lavoreremo assieme e voi... Questo è uno specchio unidirezionale. Cioè, dall'altra parte si vede e si sente tutto quello che succede in questa stanza, che è collegata, come vedete, con questi microfoni. Queste sono 2 telecamere con cui registriamo le nostre sedute per poterle poi rivedere, e dietro lo specchio ci sta una nostra collega, la quale segue questa seduta e può intervenire, se lo ritiene opportuno, o venendo qui direttamente o attraverso questo citofono. È chiaro? Lei come si chiama? Mi scusi signora, lei come si chiama? Lucia. E lei? Roberto. Avete figlioli? Sì, 2, un maschio e una femmina. Gemelli. Lavorate tutti e 2? Sì, lavoriamo tutti e 2 nello stesso ministero. Io sono stata ricoverata 3 volte. Sì, questo lo sappiamo. Sempre per il nervoso. Sì. Comunque hanno detto che l'unica strada è la psicoterapia insieme per vedere il motivo che mi crea questi disturbi. Signora, ci parli un po' di questi suoi disturbi. Io mi sento sempre molto ansiosa. Forse è meglio una terapia da sola, solo lei, in maniera che possa esprimersi, può parlare, eh? No, no, insieme. Dobbiamo cercare anche il nostro rapporto. Eh già, detto il medico. Ma scusa, eravamo d'accordo. Sì, vabbè, eravamo d'accordo. Da quanto tempo durano questi disturbi? 3 anni. Ma con le medicine si sono molto attenuati. Adesso, anche se penso che una macchina mi segue, non mi fa mica più tanta paura. E cosa è successo 3 anni fa? È successo qualcosa 5 anni fa. Ho cambiato lavoro. Prima facevo la sciampista. Scaricavo. Io ci sono nata molto ansiosa. E prima, chiacchierando con le clienti, mi scaricavano. Adesso faccio l'amministrativa. Ma in che cosa consistono questi suoi disturbi? Non so. Guardavo una persona. Per esempio, un uomo. E guardandolo pensavo che lui potesse pensare che io lo guardavo perché avevo intenzioni poco serie. Lui. Io prima questi disturbi non li avevo affatto. Ero semplice. E come mai ha cambiato lavoro? Ho fatto il concorso, l'ho vinto. I primi tempi ero entusiasta. Poi man mano. Forse il rapporto con i colleghi. Mi sono emarginata col passare del tempo. Lei invece questo lavoro lo fa da quanto tempo? Mi scusi, lei da quanti anni fa questo lavoro?
5 anni, siamo stati assunti insieme. Siete nello stesso ufficio? No, a distanza di 100 metri. Io sto in archivio e lei all'ufficio personale. E lei come si trova nel suo ambiente di lavoro? Ha problemi? Io? Ah no, io cerco di adattarmi. Cerco, anche se c'è qualcosa che non mi sta bene, di rispettare le persone, ecco. Io non mi creo il malcontento, io. Sì, sì. Lui è tranquillo. Vorrei sapere, come andava prima che sua moglie avesse questo genere di disturbi? Fra me e mia moglie non è mai andata tanto per la quale in questi 10 anni di matrimonio. C'è sempre stato malcontento, malintesi, dispetti. Poi ci sono state alcune violenze da parte mia che però erano necessarie. Ecco, io credo che il malcontento è nato più che altro perché lei è una donna giovane e avrebbe voluto più libertà. Lei avrebbe preferito divertirsi piuttosto che accollarsi il peso della famiglia. Tutto qua. E così è nato il malcontento. Come vi siete conosciuti? A una festa. E vi siete sposati? Dopo un anno. Ma è stata un'infatuazione. I caratteri non si conoscono mica in un anno. Con l'esperienza che ho adesso. Capirai. Sua moglie dice che è stata un'infatuazione. No, è stato amore e basta. Io ci tenevo a lei. Ci tengo tuttora. Anche se da parte mia ci sono state dei episodi, violenze, insomma. Però da parte mia c'è sempre stato questo fatto di voler stare insieme. Invece adesso mi vedo spezzare la famiglia davanti a ogni momento e io questo non l'accetto. Per esempio. E ho fatto un mutuo per avere casa nostra. Insieme. Lei adesso si sente a disagio perché non può spendere. Ma l'avete comprata di comune accordo? Te credo. Sì. Signora, suo marito dice che ci sono state delle difficoltà in questi anni. Ma lui è sempre stato un tipo geloso. Ma geloso di chi? E botte. Sì. L'anno scorso mi ha rotto un sopracciglio. Ma è una cosa da niente. Io queste cose non le accetto. Sono una donna, voglio essere rispettata come una donna. Suo marito ha detto che ci sono stati degli episodi che hanno spezzato la famiglia. Ah sì, poi magari c'è da comprare il vestito alla bambina, io lo faccio. Sempre con il suo malcontento. Chi tiene i soldi in famiglia? Lui. Ma anch'io li porto a casa. Sì, però anche sta storia dei soldi. Da quando guadagna di più è peggio, eh? Io tante volte ho pensato di andare via di casa. Io speravo che lui potesse cambiare. Ma lui dice che i bambini... Poi non li vedo più. E te credo? Mi ricatta. Ma che te ricatti? Sì, sì, mi ricatta. Vabbè, te ricatta. Ma cosa è successo? Ha parlato di episodi, di cose che spezzano la famiglia. E certo, perché lei in ufficio si fa mettere su dai colleghi. Quei discorsi che sente in ufficio, lei adesso se pensa ad essere su un altro piano. Lei prima ragionava in un'altra maniera. Ragionava come ragionavo io. Adesso non mi accetta più. I discorsi che faccio io non sono all'altezza. Adesso lei si è abituata al parlare dei laureati che sente in ufficio, come se bisognasse essere tutti sempre laureati per poter parlare, no? A quelli gli dà retta. E a me invece i miei discorsi non sono all'altezza. I miei discorsi sono a zozzeria, vero? A lei gli basta quel parlare colto che sente in ufficio che poi me lo ripete sempre a casa, in famiglia, tutto il tempo. E lei le idee che sente nel suo ambiente di lavoro non le discute con sua moglie? No, perché non c'è niente da discutere. Non so io e tutta gente che c'ha famiglia. Telefonano a casa per sentire come stanno i figli. Quando c'è l'intervallo vanno a casa, preparano da mangiare, io danno, spicciano, rimettono a posto e tornano in ufficio. Basta, finito. Dove sta lei invece di meno? Dove sta lei? Vanno a bar a mangiare i tramezzini, capito? E quando c'hanno i figli, se ce li hanno, perché lì poi c'hanno situazioni strane, separati, divorziati, insomma, quando c'hanno i figli, li mettono nelle scuole a tempo pieno, in maniera che poi possano andare al bar a mangiare i tramezzini, capito? Lo stanno loro con ragione, in una maniera differente. E questo le dà molta preoccupazione. E te credo, perché lei è capace di tornare a casa e dire, sì, c'ho la famiglia, ma non mi importa niente dalla famiglia, non mi importa niente dalla salute, un giorno lascio la famiglia e tutto e te saluto. E come se può stare sicuri così? E questi sono discorsi che sente sull'ambiente del lavoro suo. Come che so può sentire che una famiglia si è disfatta? Che una collega si è fatta l'amante? Scusa, ma questo chi te lo dice? Non dico che... Ma come lo sai chi te lo dice? Ci stanno queste cose, ci stanno!
Poi sì, sono convinto che nell'ambiente del lavoro suo ci stanno delle cose che fanno male alla mia famiglia. E noi siamo qui perché io voglio la mia famiglia unita. Io. Signora, come mai suo marito pensa a tutte queste cose del suo ambiente di lavoro? No, non so, si è fatto un concetto sbagliato. Ecco. Comunque, anche quando facevo la sciampista era geloso, non è mica una novità. Ma che geloso? Di che è geloso? È che quando uno sente l'altro che dice, mi importa niente della famiglia, mi importa niente della salute, basta che sto bene io. Oh! Se ti ricordi, ero sul punto di fare una sciocchezza. Ho tentato un suicidio. Appunto per questo. Appunto per questo. E poi lei mica ci sta bene sull'ambiente del lavoro suo, no? Stamattina mica ci è andata a lavorare, perché? Perché ha detto che stava proprio bene. Che lei sul lavoro ci ha avuto delle incomprensioni, no? Non si sono capiti. No, ma che ne so, io sono rimasto a casa con lei per dargli una mano e per tenerla su, ecco. Mi ha fatto bene, è stato gentile. Niente, te credo, stavi male. Oh, ma noi siamo qua perché il nostro medico ci ha detto che voi ci dovevate aiutare. Beh, allora? Succede spesso che lei rimane a casa con sua moglie? E mo' questo che c'entra? È che io in questi ultimi tempi. Da un po', insomma. Vabbè, va. Mi sveglio la mattina che già... che sono... che già non mi sento. Gliel'ho chiesto io di rimanere stamattina. Sì, solo stamattina. Sì, è solo stamattina. Ah. Vorrei sapere, il fatto che sua moglie ha cominciato a non stare bene, a lei che problemi ha creato? Problemi. Ma che era una donna piena di vita, d'allegria. Ma sono vista ricoverata. Mi dava fastidio. Sì, mi dava fastidio. Io già da parecchio cominciavo a morire dentro. Come? Cioè me lo sentivo. In ufficio. Ho avuto l'emarginazione. In seguito a cose che sono successe. Immaginavo che facessero delle cose alle quali io non sarei mai potuta arrivare. Ed è per questo che ho cominciato a morire dentro. E questo causato solo dal posto di lavoro? No, anche dalla famiglia. Lui non mi capiva. Non c'è mai stato dialogo. Ma non è che non ti capivo, è che uno torna a casa e sempre gli stessi discorsi, sempre le stesse idee. E che... allora la scansavo. La evitavo dentro casa. Però non sapevo se facevo bene o male. Nello stesso tempo stavo male anch'io, per lei. Anche questa immaginazione, io non potevo mica accettarla. Non mi è chiaro. Sua moglie ha detto che cominciava a morire dentro a causa? Mia moglie cominciava a morire dentro a causa che... Ma niente, per lavoro, solo per lavoro. Ma no, anche per la famiglia. È che non riuscivo. No, tu principalmente morivi dentro a causa del lavoro. Ma certo, se avessi sfondato nel campo del lavoro, per me la famiglia sarebbe stata... Niente. Per me la cosa più importante era avere il mio lavoro. Oh. I primi tempi di questo lavoro, ma io ero entusiasta. Poi è nata... Poi è successa quella cosa. Io ho minacciato. Ho denunciato, ho detto cose assurde. E loro mi hanno fatto credere di non essere normale. Nessuno più mi guardava in faccia. Questo c'ha ragione, però. Io i primi tempi mi sono confidata con lui, ma poi... No, non si è mai confidata, né nelle cose piccole, né soprattutto nelle grandi. Ed è per questo che io ero a disagio, sia per l'ambiente che per il lavoro, ecco. Questa mancanza di fiducia che fa male. Thank you.
Va bene, ho capito quello che cerca di fare Giulia. Ridefinire come protezione di Lucia sul marito il suo star male. Così il problema si sposta da lei alla coppia. Poi gli proporremo un lavoro insieme per trovare strade nuove che li rassicurino reciprocamente. Ma perché questa ragazza usa tanta cautela? Non trovi che sia meglio iniziare subito? Sì. E allora Stefania, prendi tu in mano la situazione, per favore. Va bene. Era la collega in supervisione. Esaminando la situazione, a tutte e due una cosa ci appare chiara. È molto importante. Una grande manifestazione d'amore, quello che Lucia ha fatto e sta facendo per la coppia e per Roberto. Sì, perché questo star male di Lucia nasce per attenuare la paura di Roberto. Per attenuare la sua preoccupazione per l'ambiente di lavoro di Lucia. È l'unico modo che Lucia ha trovato per rassicurarlo. Continuando a star male Lucia, la paura di Roberto diminuisce. È d'accordo con noi, Lucia? I suoi disturbi, il suo malessere servono a rassicurare Roberto. Il mio star male serve a rassicurarlo? Quando lei sta male, Roberto non si sente più forte. Non è più sicuro di lei, del suo amore. Sì, penso di sì. Questa è una grossa cosa che lei fa per suo marito. Come d'altro canto lei, Roberto. È una manifestazione d'amore la sua gelosia nei confronti di Lucia. Ma che gelosia? Gelosia. Per il momento definiamola così. Vabbè, per il momento. Ma lei non preferirebbe essere rassicurato in un altro modo? Certo, io... Io non ho mai aspirato allo star male di Lucia, Infatti, noi crediamo che questa non sia l'unica strada. Lo star male di Lucia non è l'unico modo per rassicurarla. Se Lucia continua a star male, anche lei e Roberto non sta bene. Perché Roberto cosa vuole? Vuole una moglie fedele. Ma sana. Una famiglia che non si spezzi. Ora, dobbiamo trovare un punto di congiunzione. Se siete d'accordo, possiamo tentare insieme, con un ciclo di sedute ogni 2 settimane, iniziando da oggi. Vabbè. Allora cominci lei, Roberto. Ci dia delle indicazioni. Faccia delle richieste di comportamento a Lucia che possano servire per rassicurarla. Cioè? Come le piacerebbe essere rassicurato da sua moglie? Boh, io vorrei che fosse un po' più... sincera, più aperta, più spontanea, più schietta. Ma se proprio questo è il mio male, di essere stata sempre troppo sincera con te. Ecco. Beh sì, è una richiesta troppo grande. Significa cambiare il carattere di una persona. Devono essere delle piccole cose. Non si può cambiare la propria vita in 2 settimane. Ci pensi meglio. Io vorrei poter telefonare sull'ambiente del lavoro suo e scambiarsi delle cose, che ne so. Però lei dice che do fastidio agli altri, a me questo mi dà fastidio. Ma non è che dà fastidio, è che lui ha il vizio di sindacare, di telefonare non una ma 2, 3 volte. E siccome le mie colleghe di telefonate dai mariti ne ricevono pochissime, a me tutto questo suo chiamare mi sembra una roba. Preferirei chiamarlo io. L'altro giorno mi hai chiamato e mi ha fatto piacere, infatti. Però io vorrei sapere perché lei lo può fare e io non lo posso fare. Mettiamo che adesso ho 5 minuti liberi. Mi via lo sghiribizzo e vorrei telefonare. Beh? Ma è che se poi tu telefoni e non mi trovi nella stanza, poi a casa chiedi dov'è che eri, dov'è che non eri. È questo che mi dà fastidio.
Ma è solo una telefonata, può stare fuori stanza. Ha il vizio di fare così. Comunque va bene. Che telefono. Se poi però non mi trova nella stanza, non è che pensa che chissà dove sto. Poi per esempio, certe mattine gli telefono e dice andiamo a pigliare il caffè insieme, stiamo nello stesso posto di lavoro, è carino, no? No. Io tante volte il caffè non lo prendo. Ma non è per caffè, è per andare al bar insieme. Ma siccome io al bar ci vado con le mie colleghe, e già mi è tanto difficile incontrarmi con loro, con le colleghe. Ammettiamo pure, però tu mi devi da spiegare perché in un posto di lavoro in cui ci stanno tante colleghe femmine, da bar ci devi sempre andare coi maschi. E se mette a passeggiare dal ministero fino a bar all'angolo, col capo divisione, con l'amico di quello, l'amico. Poi li vedono, vengono da me, mi vengono a fare isso, a me mi dà fastidio. Ma anche se fosse vero, vabbè, sarà capitato. Cosa ci trovi di male se una persona va al bar con un uomo? Forse Lucia ha dei problemi di riadattamento sul posto di lavoro dopo l'incidente che è successo. A me mi pare che si è riambientata benissimo, va sempre a bar con i colleghi. Ma non è vero sempre. Qualche volta può pure capitare, no? Che qualcuno mi voglia offrire un caffè. D'accordo. Se questo serve a rassicurarlo. Sì. Poi ci avrei un'altra richiesta. De non essere così vanitosa. Vanitosa in che senso? Sta sempre davanti agli specchi. Gli piace te fasse guardare. Ma non è vero, è per me stessa che lo faccio. Sarà per te stessa, però io in la macchina c'ho sempre lo specchietto rivolto dalla parte tua e abbassato. Ma vabbè, se ogni tanto qualche volta mi do una specchiata. Qualche volta. Tutto il tragitto vanno a lavorare. Poi dentro il corridoio ci sta lo specchio, sempre davanti. A me mi dà fastidio. Va bene, poi! E poi che? Lucia, domandi lei adesso qualcosa a suo marito. Me ne viene in mente subito una, ma forse non la posso fare, è troppo grossa. Di non essere più geloso. Io non sono geloso! Riuscire a soddisfarmi quando abbiamo il rapporto sessuale, forse. Io quello che c'è da fare lo faccio. È che per me lui è stato il primo uomo. Te credo. E anch'io per lui sono stata la prima donna. Beh. E allora non sono mai riuscita a raggiungere il cosiddetto orgasmo. Credo che non dipenda da questo. Il problema delle emozioni va affrontato in un certo modo. Ne riparleremo più in là del problema sessuale. Sarà meglio, va. Per il momento mi pare una richiesta troppo grande. Lucia, cerchi di fare una richiesta concreta. Di non strillarmi più quando non vuole che io riposi. Non ho capito, quando? Quando tornando a casa dal lavoro io non mi sento bene. Pranzo e mi metto a riposare anche se la casa è tutta in disordine. Tornando a casa dovremmo metterla a posto insieme. Ma delle volte io non mi sento bene fin dalla mattina, fin dal lavoro. E allora pranzo, torno, pianto lì tutto e mi metto a riposare. Allora lui mi sfida. O fa tutto lui o mi assilla, fai questo, fai quello. Insomma, solo un paio d'ore, se necessario. Se poi mi sento bene. Roberto, lei crede di poter accettare? Sì, come? Solo lei ha detto prima, quando mi sento poco bene, vorrei poter riposare. Bene. Però dico io, sta malattia quanto dura? Senta, stiamo tentando strade nuove. Finché lei non avrà da Lucia rassicurazioni diverse, questa malattia continuerà, è chiaro? Ah, vabbè. Io vorrei che non mi dicesse più matto. Bene. Ecco, questa parola io proprio non voglio che me la dica. Chiedo scusa se qualche volta mi è sfuggita. Sì, però tu lo sai che cosa ha significato per me la clinica psichiatrica. Ho detto chiedo scusa, che altro devo dire? Sì, vabbè, però io vorrei un favore da te, personale.
Che tutto il mondo non sapesse i fatti nostri. Non c'è bisogno che tutta la famiglia tua sappia i fatti nostri. E che venimo qua? Sarebbe come dire che, insomma, io vorrei che i panni sporchi si lavassimo in famiglia, eh? Senta, dottoressa, io ho una cugina che è nelle mie stesse condizioni. Allora io vorrei solo aiutarla. Ecco, a tua cugina sai che gli dici? Questo è il numero, questo è l'indirizzo, lì ci stanno una, due, quante siete? Tante belle dottoresse, ci pensano loro, vai lì e basta, finito. Ecco, vi siete fatti delle richieste di comportamento. Ora hanno solo bisogno di essere provate, vissute. In che senso? Per essere sicuri che la strada nuova che abbiamo preso funzioni. Che lei, Roberto, si senta un po' rassicurato da questo. Che Lucia non debba ancora ricorrere allo star male. Proviamo in queste due settimane a mettere in atto queste richieste. D'accordo? Bene. Ci vediamo fra 15 giorni. Dottoressa, io prendo il Lexotan, uno la mattina e uno la sera. Devo continuare a prenderli. Se prendere le medicine rassicura lei e suo marito, potrà prendere. Ecco, ma per esempio ieri sera non l'ho preso, mi sono dimenticata. Anche l'altro giorno si è dimenticata di pigliarlo. Per me è un fatto totalmente indifferente. Se avete ancora bisogno di essere rassicurati dalle medicine, le può prendere. Ci vediamo fra 15 giorni. Senta, dottoressa, il Lexotan, posso continuare a prenderlo? Sì, c'ho dei dolori qui. Perché? Io sì. Ma perché tu sì, io no? Ma dillo, è inutile negare davanti a loro. E allora gli spiega, glielo dico perché. T'avevo chiesto di non dirmi più matta, invece te l'hai detto lo stesso. Ah, solo un par di volte. Comunque poi lui ha la gelosia della macchina. Stamattina me l'hai sfasciata. Ma no, non è vero. Tante volte se io prendo la macchina. Comunque lui prima mi dà la macchina, poi è geloso. E stamattina ci ha fatta la spavalda e me l'hai sfasciata davanti. Ma no, non è vero. Ma perché devi dire queste cose? Io non ho fatto la spavalda. Io volevo accompagnare un'amica che non vedevo da tanti anni, non fare la spavalda. Questo è stato l'unico litigio che avete avuto? No. Martedì. Perché io mi sono confidata con lui. Confidata? Siamo tornati a casa e l'abbiamo trovata sporca. Allora io gli ho detto, sai, mi succede una cosa strana. Adesso tornando a casa io mi sento triste, mentre invece in ufficio sto bene. Pensate che cosa strana. Allora lui si è messo a urlare. Ma lo sappiamo tutti che in ufficio stai bene. Io volevo evitare il peggio, così sono stata zitta. Modismo. Però poi quando siamo tornati in ufficio, lui è entrato nella mia stanza come una furia, mi ha tolto la sigaretta dalla bocca e mi ha fatto una scenata. Una scenata di gelosia? No, sì. Una scenata. Perché prima, quando stavo male, io stavo male sia in ufficio che a casa. Invece adesso mi sono resa conto che in ufficio sto bene, a casa sto male. Sì, ma perché? Diglielo perché. Per le scenate di gelosia. Già. Perché te credi che io vado in ufficio a divertirmi, mentre invece io lì non parlo per niente. Già. Per esempio, a casa, in questi giorni, io sono stata male. Trovavo forse l'ambiente freddo, non so. A me l'idea di pulire la casa mi fa star male. Hai finito? La verità è che questa donna pensa solo per sé. Ah, lasciamo andare. Oggi, per esempio. Tornata a casa. Dopo pranzo mi fa, sai, mi sento poco bene, mi metto sul letto. Va bene, faccio io. Mettete sul letto. Io spiccio, lavo i piatti. Lavo per terra. E a un certo punto mi fa, perché non vieni anche tu? Vabbè, mollo tutto e vado anch'io. Stava sul letto, mi metto sul letto anch'io, la vedo triste e gli faccio, beh, che c'è? E lei mi fa, sai, in ufficio con me, sono tutti laureati e io mi sento inferiore. Poi però ha continuato. Sai, lì è tutta gente per bene, io invece torno a casa e trovo... Insomma, ha detto che torna a casa da me e trova l'ignoranza. A un certo punto io non sono laureato e quindi non so per bene. Io non sono all'altezza di cultura e quindi non essendo laureato io... Non so per bene. Allora non ci ho visto più. Sono tornato da lei e gli ho detto, allora te sei proprio una... Matta. No. No. La parola non gliel'ho detto. Però mi sono alzato e me ne sono andato, questo sì. Sta parola. Ignorante. La dice spesso e volentieri. Torna a casa e trova l'ambiente ignorante. Va da mia madre e litiga con tutti perché lì sono tutti ignoranti. Torna a casa da me e litiga con me perché sono ignorante. Ma insomma... Ma
Anche adesso io in ufficio sto bene, a casa sto male. E infatti a me mi dà fastidio proprio il lavoro, perché te senti protetta fra le tue colleghe, eh? Lui quando fa così perde la testa, picchia, fa delle cose. Pare vero, pare. Ma se sei venuto a tormentarmi anche in ufficio? Questo ambiente fa schifo, ha detto. Poi mi ha tolto la sigaretta dalla bocca e mi ha detto t'aspetto giù. Sto entrando. La stanza era vuota, ci stavano quattro scrivanie, non c'era nessuno, c'era solo lei e io. A un certo punto se viene qualcuno e deve sbrigare una pratica, a chi se non a lei? E insomma è una maniera di pensare così, oh! Non ho capito. È che quando io vedo Lucia fumare, m'agito, e qualunque pretesto va bene per una scenata, va bene? Sempre. Perché lui non vuole che io fumi. Una donna che fuma per lui no, è un poco di buono. A me mi dà fastidio la puzza del fumo. E poi se mi avvicina Lucia e sento che puzza di fumo, a me mi dà fastidio. Io l'ho presa che non fumava. Gliel'hanno insegnato in ufficio, è una corruzione interna. E poi me lo fa per dispetto. Andiamo in un posto dove c'è tanta gente? Sa che mi agito se fuma, lei fuma lo stesso, me lo fa apposta. E la cosa del fumo poi non vale per lei. Sì. Hai visto Stefania? Ho visto. Chiedigli di fare quello che hanno sempre fatto. Mi pare la cosa migliore. Vediamo se gli riesce anche in questo modo, perché sembrano avere troppa paura di una possibile strada nuova. Allora meglio provare quella vecchia, ma in modo più preciso, non ti pare? Però tu mostrati preoccupata. Va bene. Ci sembra che nella scorsa seduta sia stato un po' sottovalutato il problema. Ma quale problema? Quale problema? A quanto pare bisogna procedere con più cautela. Forse abbiamo tentato passi troppo grandi. Perché è ritornata con forza la paura, la preoccupazione di Roberto per il posto di lavoro di Lucia. No. Penso che l'unica possibilità per fare in modo che nella vostra famiglia ci sia un po' di tranquillità sia abbassare i livelli di paura. Dunque, i nostri passi ora andranno in questa direzione. Le strade nuove vi fanno paura. Proviamo a esplorare meglio quella vecchia. Quella della gelosia. Pensate. Ma vi devo avvertire che questa cosa richiederà uno sforzo particolarmente pesante. Per tutti e due. Molto impegno. Il compito per lei, Roberto, è quello di essere geloso. Certo. Non sarà facile come pensate fare scenate di gelosia, freddo tutti i giorni, non è facile. Per questo chiedo a lei, Lucia, di collaborare. Dovrà aiutare suo marito. Deve trovare dei pretesti, inventarsi delle cose che lo facciano ingelosire. Però senza darle, senza botte. Al limite, deve arrivare al limite. È importante. 3 scenate di gelosia al giorno. 3. E per lei, Lucia, 3 provocazioni. Deve trovare ogni giorno 3 modi per farlo ingelosire. E queste cose le dovete scrivere. Roberto terrà un diario sulle sue scenate e Lucia sulle sue provocazioni. È chiaro? Abbastanza. Questa mattina Roberto ha deciso di andare via prima di me, dicendo che aveva delle cose importanti da fare. È venuto a dirmelo in bagno mentre mi truccavo per andare in ufficio. Io mi stavo facendo un trucco particolare e mi ero messa molto profumo. Il neo. Lui mi ha guardato e mi ha detto: cosa fai? Io ho risposto: non vedi? Mi sto facendo bella. Era la prima provocazione per farlo ingelosire.
Ho visto il suo sguardo pieno di rabbia e gelosia. Poi è andato via sbattendo forte la porta. Dopo pochi minuti, però, è rientrato in casa dicendo che veniva con me. Io gli ho chiesto, perché hai cambiato idea? E lui, vengo con te perché i mezzi non funzionano. Ma io lo sapevo che era chiaramente una bugia. E lei l'ha fatta la scenata? Sì, ma non è che ho gridato. Ma se sei andato via sbattendo la porta e poi sei tornato con quella balla dello sciopero? Io sono andato via perché c'avevo da fare. Cos'è questa modestia? Lei prima fa la scenata e poi modestamente dice di non averla fatta. No, in che senso? Poi che si intende per scenata? La scenata è uno che si mette a strellicchiare così solo a parole? Beh, questo dipende dal carattere. Mi legga lei ora il suo diario. No, io non ce l'ho, l'ho dimenticato. Modesto in tutto. Va davanti lei, Lucia, allora. Pomeriggio, quando sei tornato con la sigaretta? Sì. Sono uscita dall'ufficio e sono salita in macchina con la sigaretta. Mi sono avvicinata per salutarlo e lui mi ha scansato dicendo: ah, adesso fumi anche per strada. E io, scusami, ma mi è stata offerta da una persona che ho incontrato per le scale che non vedevo da tempo. È stato infernale. Mi ha minacciato dicendo: non so, con tutti questi dispetti che mi fai, dove andrai a finire? Io pensavo che le psicoterapie servissero a unire due persone, e invece è il contrario. Hai trovato gente che ti fa fare il porco comodo tuo. La pensano come le femministe. Io non ci vado più perché guariscono te, ma fanno ammalare me. Già, perché lei aveva promesso e poi non è neanche mantenuto. Che lei va sempre a bar col capo di visione, che poi prima lei ci ha avuto con lui una... Vabbè, insomma, a me non mi è garbato. Sì, sì, ho capito. Continuo. La sera ho detto: Roberto, stasera voglio andare a ballare. E lui: lo sapevo che i vizi aumentano. Adesso fumi, vai al bar, bevi il caffè. E ci mancava solo questo. Io che credevo di aver sposato una donna sana, e invece questa ha le idee sballate. Ma con me non ci riuscirai. Vedrai che ti succederà. Devo essere chiamato da tutti il burattino di casa? Io dovrei portare la signora a ballare per farsi stringere da tutti? No, questo mai. E io ho detto: va bene, se tu non vieni andrò da sola. Lui a questo punto ha aperto la credenza, ha preso una bottiglia di whisky e ha bevuto un bicchiere pieno. Poi ha detto: questo serve a far dimenticare. Dopo ha preso una compressa di Dalmador e è andato a letto. E che dovevo fare? Io ho pulito la cucina e poi sono andata a letto con lui. L'ho rassicurato molto facendo all'amore e per la prima volta ho sentito il vero piacere. Era ora. Poi abbiamo continuato a fare gli innamorati per tutta la notte. E il giorno dopo? No, io non ho scritto più niente. Non mi sembra che abbia fatto altre scenate. E neanche lei altre provocazioni. Non c'è riuscita. No. Io sono... Dica. Dica, Lucia. È importante capire perché lei ha smesso di provocare e Roberto di fare scenate. Eravate partiti bene, impegnandovi tutte e due. Qual è stata la cosa che vi ha fatto smettere? Mi dispiace vedere Roberto. Lei e Roberto perché ha smesso? Perché non sapevo se facevo bene o male. Vi avevamo avvertiti, però. Vi avevamo avvertiti che non era un compito privo di difficoltà. È qui che non ci siamo capiti. Voi dovreste spiegare con parole più semplici. Perché io quando sto qua credo sempre di aver capito, poi quando è ora di andarsene c'è come uno sbandamento. Io qua dico sì, d'accordo, sempre credo di aver capito. Poi quando si tratta di andare fa fuori quello che abbiamo deciso qua, succede sempre che non ci siamo capiti. Eh no, non era una cosa difficile da capire. Era difficile da fare. Probabilmente avete sottovalutato l'impegno che vi si chiedeva.
No, che ha sottovalutato? Io non ho sottovalutato niente, anzi mi c'ero messo pure d'impegno. Solo che poi non ho capito dove mi sarei potuto trovare, fin dove sarei potuto arrivare, ecco. Ma insomma, a che serve litigare, farsi dispetti uno con l'altro? Noi non abbiamo capito se serve o no farci dispetti. Ah. Noi crediamo che sia importante continuare su questa strada. Ma se la vostra paura non vi permette di andare avanti, potete sempre ricorrere alla vecchia strada, il ricovero, lo star male. Se non volete interrompere la terapia, volete interromperla? No. Se non volete interrompere la terapia, allora dovete provare ancora, ma con maggiore impegno. Solo così riusciremo ad andare avanti. Io mi rivolgo particolarmente a lei, Lucia. Andare in ufficio non è una provocazione, come non lo è truccarsi, profumarsi. Sono cose che lei ha sempre fatto, che faceva anche prima. Deve inventarsi delle cose, pensarci su. E lei, Roberto, deve riuscire a fare quelle tre famose scenate di gelosia al giorno. E non mi riesce. E se riesce a farle così, a freddo, senza pretesti, saranno ancora più significative. Dovete impegnarvi tutte e due. Seriamente. Pensate. Sul passato, sul presente, sul futuro, come volete. C'è ancora modo di pensare al futuro? Insomma. Che vuol dire insomma? E beh, alti, bassi. E lei, Roberto? Ah, io sono stato bene. Allora non sono state settimane tanto male queste? No, però rispetto alla volta scorsa è stato peggio. Ma avete fatto le cose che vi abbiamo chiesto di fare? No, appunto. Di tutto quello che abbiamo detto qui non riusciamo a fare nulla. Io ho provato, anche lui, ma non riesco più a trovare un pretesto per farlo ingelosire. E lei, Roberto? Ma niente, le solite cose. Più che altro abbiamo avuto molto da fare in queste due settimane per il lavoro. Ma allora questo è un compito proprio difficile per voi. Sì, è stato difficile, soprattutto per la mancanza di tempo. No, è che non ci riusciamo proprio. Io avevo paura. E poi, insomma, in questi ultimi giorni le cose sono andate un po' meglio, allora... Però, per esempio, giorni fa, io mi sono avvicinata e lui è rimasto impotente. Io credo che questo fatto, il non riuscire ad assolvere il compito, per Lucia le provocazioni e per Roberto le scenate, sia una cosa grave, preoccupante. E poi questa paura sempre presente, questa paura di Lucia di far soffrire Roberto. Perché tanta paura per suo marito, Lucia? Non so. Sì che è un uomo forte. Anche bello. È possibile, Roberto, che lei si possa innamorare di un'altra donna? Non lo so. È giovane. Un uomo piacente. Anche Lucia è carina. Ma al mondo ne esistono tante di donne belle. E lei lo sa. Ecco. Io mi sono chiesta più volte in queste sedute. Lei, Lucia, che per tutti questi anni è stata così preoccupata e occupata di scolparsi, a scappare di fronte alla gelosia di Roberto. Ma lei è mai stata gelosa di lui? Sì, una volta. Una sola volta, in 10 anni. Lucia, lei è una donna molto coraggiosa, direi anche un tantino incosciente. Perché? Perché? Perché è sempre stata troppo preoccupata. Forse distolta dal controllo di suo marito. Ma lei, Roberto, lo ha mai controllato? No, perché sono sicura. Sicura? E da dove nasce tutta questa sicurezza? Ma... lui mi ama. Che cosa vuol dire? Anche lei lo ama, eppure Roberto è geloso di lei. Ma io mi fido. Come fa a fidarsi di un uomo che non si fida di lei? Eh già, questo è vero. Io credo che da questo momento debba essere lei a controllare Roberto e a fargli anche delle belle scenate di gelosia. Credo che debba stare più attenta, Lucia. Lo osservi. Motivi ne troverà certamente. Sì.
Sono d'accordo. Cominci a chiedergli dove va, quando esce perché dice di essere arrabbiato. Abbiamo tanto parlato di quella telefonata di controllo che Roberto le fa la mattina in ufficio. La faccia a lei quella telefonata di controllo. Appuri se è vero che suo marito sta tutte quelle ore in ufficio. È sicura? È sicura che non sia magari al bar, con una di quelle sue colleghe che corrono a casa a dar da mangiare ai figli? Ha mai provato? Ha mai provato lei a dare i numeri come ha fatto lui in tutti questi anni? Ma io ero sicura. Io credo che una guardata bisognerebbe proprio darla. Lo faccia in questi 15 giorni. Perché Roberto è stato molto bravo in questi anni. Con le sue scenate è riuscito a distrarla. Apra gli occhi, Lucia. Non si faccia più distrarre dalle scenate di gelosia di Roberto. È chiara la prescrizione. Sì, sì. Devo controllarlo. Già. E se è il caso, fargli anche delle scenate. In quanto a Roberto, credo che in queste settimane avrà abbastanza da fare per mettere a posto certe cose sue prima del controllo di Lucia. Stia attento. Bravo Roberto. No, non cose gravi. Ha controllato bene Lucia? Controllato talmente bene che qualcosa è venuto fuori. Se non sono cose gravi, possiamo conoscerle. Sì, sì. Sì, però tocca a me raccontare. Ah, beh. Primo, ho chiamato, come avete detto voi, in ufficio due volte e per due volte non l'ho trovato. E i colleghi mi hanno detto, è fuori, torna subito. Vabbè, io ho lasciato correre. Però la terza mattina sono scesa anch'io e l'ho trovato al bar, tranquillo, tranquillo, che beveva il suo caffè insieme a un collega e alla fidanzata del collega. Allora io ho fatto finta di niente, ho bevuto il mio caffè e via. Però poi a casa mi sono fatta sentire e gli ho detto, ma scusa, ma ti pare giusto che io non posso uscire dalla mia stanza per andare al bar con una collega per paura di incontrarci magari un collega uomo che poi te lo vengono a ridire, te fai un inferno e te tranquillo, tranquillo che bevi il tuo caffè anche con le donne. Ma la fidanzata del collega mica è una donna, gli ho risposto io. Ma è frequentatissimo questo bar del ministero. Sempre pieno, un caffè un'ora. Io per questo ci vado poco. Poco. Tre volte ho controllato, tre volte eri lì. Tutto qui quello che lei è riuscita a scoprire, Lucia? No, c'è stata un'altra di cosa che non mi è piaciuta per niente. Allora lui si è permesso, a mia insaputa, di prendere appuntamento per un'amica con un dottore che conosciamo noi. E io non l'ho saputo altro che per caso, perché il dottore ha telefonato a casa per disdire l'appuntamento. L'ho presa io la telefonata e così l'ho saputo. Se era per lui, io non sapevo mica niente. Ma di chi era amica quella signora dell'appuntamento? Niente, era un'amica di famiglia che conosciamo da tanti mai anni. L'ho incontrata per strada, mi ha chiesto sto favore. Ma che glielo dovevo fare? Ma non dico che non glielo dovevi fare, però potevi anche avvertirmi. Mi hai fatto fare la figura della scema? Vabbè, scusa, me lo sono dimenticato. Comunque, poi c'è la storia della benzina. questa la senta perché è indicativa. Cos'è questa storia della benzina? La macchina. Noi facciamo il pieno oggi, fra due giorni è finito. Allora dico, se noi la macchina la usiamo soltanto due volte al giorno per andare e tornare dall'ufficio, tutta quella benzina qui che fine fa? Ma che fine ha da fa? Te per esempio l'altro giorno hai accompagnato i ragazzini in piscina e non ti ricordi più. Ma scusa, saranno 3 chilometri, a dir tanto 6. Sì, ma io domenica sono andato da mia madre, ci hai messo? Appunto, siccome io la conosco la distanza fra casa nostra e quella di tua mamma. No, non la conosci. Non mica lo stesso. Non la conosci perché io ho cambiato voglio strada. Voglio proprio vedere se te vai soltanto da tua ma mamma. Ma dovevo andare? Ma che pappa la mamma? Buonasera. Se io Oh, buonasera. Buonasera. È Rebecca, la collega in supervisione dietro lo specchio. Ah, a benzina, sarà prima nel garage. Vedrete. Bene. Sì, vedrete. Ci pare che una strada diversa l'abbiate trovata. Vi restano 4 sedute per completare il nostro ciclo terapeutico. Ma noi pensiamo che in questo momento voi non abbiate più bisogno di noi. Potrete usarle nel caso si ripresenti una reale necessità. Se le scenate di Roberto torneranno, lei, Lucia, dovrà scegliere se continuare per la vecchia strada, star male, farsi ricoverare, oppure reagire, controllare a sua volta. Questa è la strada che qui abbiamo trovato. Crediamo che la coppia ne scoprirà sicuramente delle altre e tutte positive. Se però per paura, pigrizia o altro, vi ritroverete sulla vecchia strada della pazzia e dei ricoveri,
chiamateci. Bene, abbiamo visto il primo episodio di Specchio Palese ed eccoci qui con gli psicoterapisti che hanno partecipato a questa esperienza in due momenti successivi, dapprima come medici addetti alla cura dei singoli casi e poi come consulenti dei filmati che ne sono stati ricavati. In particolare di questo primo episodio, su questo primo episodio intendiamo discorrere con la dottoressa Lieta Harrison, che si è occupata in particolare della terapia di questa coppia di coniugi gelosi. La prima domanda che intendiamo rivolgerle è la seguente: qual è stato il risultato di questa terapia? Quanti anni sono passati dal giorno in cui questi due personaggi non si sono fatti più vivi e come vanno le cose attualmente? Le cose vanno bene, sono passati 5 anni da quando è stata chiusa la terapia con questa coppia. La coppia è stata vista occasionalmente, non c'è stato un follow-up voluto e ricercato, ci si incontra occasionalmente allo stesso bar, l'equipe che li ha seguiti e loro per motivi diversi chiaramente. Stanno bene, il marito continua a dire ridendo che la moglie è un po' matta, ma la signora non ha più fatto ricoveri, non ci sono stati più interventi psichiatrici di alcun tipo all'interno della vita né di lui né di lei, che ci sembra importante. La seconda domanda è questa: a un profano come me, vedendo questo filmato, la cosa che ha fatto più impressione è un dettaglio tecnico, cioè la non neutralità dell'equipe terapeutica e la maniera evidente, massiccia, vistosa con cui essa interviene nel prescrivere e orientare, indirizzare il comportamento dei due pazienti, se si possono chiamare così. Ecco, da dove viene questo genere di scommessa terapeutica e quanto è diffusa oggi nell'ambito della terapia di gruppo? Ma in questa terapia che abbiamo visto prima, gli indirizzi sono due. Da una parte si tenta, attraverso le prescrizioni, come le diceva, di rendere espliciti i comportamenti impliciti, i giochi impliciti della coppia. Dall'altra, attraverso la prescrizione dei comportamenti abituali, cioè dire alla signora faccia ingelosire suo marito, è quello che la signora da sempre ha fatto. Non so se è sì, chiaro. Sì. Prescrivere i comportamenti abituali rende l'impossibilità di agire gli stessi comportamenti. Ma è un metodo che riscuote spesso, sovente successo? Beh, tutta la con formulazioni più o meno diverse, tutta la terapia sistemica si basa sul controparadosso e sulla prescrizione paradossale del sintomo o del comportamento abituale. Perché mi sembra che uno dei contrafforti indiroccabili, insomma, dell'analisi freudiana è
il dogma, il mito, lo chiami come vuole lei, dell'assoluta neutralità dell'analista, no? Qui invece siamo in una prassi assolutamente antitetica a questa, no? Quella dell'analisi classica. Sì, sicuramente è un'ottica diversa e si guardano cose diverse. Bene, ma qui direi che emerge uno dei luoghi più problematici di tutto il vostro lavoro, o che almeno a me sembrano tale. In particolare parlo del tacito presupposto che sembra governare tutta la vostra attività terapeutica circa la struttura, la natura della coppia amorosa. È evidente che voi postulate la possibilità e l'ideale di una coppia amorosa paritaria. A me sembra che questo sia una specie di contraddizione, di asserto autocontraddittorio, perché il mondo dell'amore non è il mondo degli scambi perfetti, è il mondo del dono gratuito. D'altra parte, l'esperienza comune, la grande letteratura di tutti i tempi, la grande poesia, ci dicono esattamente il contrario di quel che sosterrebbe questo vostro pregiudizio, questo vostro preconcetto. Ci dicono che l'amore, la coppia amorosa, è sempre una coppia simmetrica, in cui esistono dipendenze reciproche, sottomissioni desiderate, godimenti raggiunti attraverso gli incastri più perversi, ma anche a volte più sublimi. Invece l'idea dello scambio perfetto è quello tra due elementi, tra un uomo e una donna, o tra un uomo e una donna se il rapporto è omosessuale anziché eterosessuale, è un rapporto che somiglia vagamente al rapporto mercantile più che al rapporto amoroso. Insomma, non ritenete che l'ideale della coppia paritaria sia più un preconcetto ideologico che un concetto scientificamente fondato? Forse, però io difendo questa posizione ideologica e penso davvero che la coppia deve essere pari. Deve essere pari sicuramente rispetto a me, terapista, e devono essere pari anche rispetto l'uno all'altro, non in gara per forza per essere pari, ma talmente individui, talmente liberi, da poter anche talvolta essere pari. Lei non crede, per esempio, che nei rapporti di coppia esista anche quella cosa impalpabile che è il piacere della dipendenza? Sì, ma conosco anche la sofferenza della dipendenza. E crede che le due cose si possano scindere? Come terapista di coppie penso che un'eccessiva dipendenza, una mancanza di individuazione, una subalternità data e scontata faccia male alla salute della coppia sempre. Ringraziamo la dottoressa Harrison dei suoi chiarimenti e ricordiamo ai telespettatori che ci seguono che al termine di questa serie seguirà un dibattito di un'ora più articolato su alcuni dei temi che emergeranno via via dai singoli casi. Buonasera e arrivederci a giovedì prossimo.